Ma guardate che cosa bella che ha fatto, eh? Mamma Ho mia. fatto Vai. una crema di agretti, praticamente c'è solo latte, patate, olio extravergine, ho fatto un trito di porro, carote e sedano, l'avevo già Questo. preparato qua che va più veloce con la cottura, in maniera da avere una specie di dado vegetale senza aggiungere altro Cioè, dado. giustamente Alessia è una bambina, quindi il Sì, brodo esatto, è in sempre continuazione, ne facciamo quantità industriali. Immagino. E poi questo, gli agretti, qualcuno li chiama ischeri, noi nella Valtellina li chiamiamo ischeri, barbe di frate. Sbarbe di Poi, frate, ne hanno tante di nomi. no, Poi sono proprio buoni, croccanti, agri agri. sono, è un Ma po' li hai pesche. lessati prima? Per fare qui veloce li ho lessati, ma si può fare questa, il bello di questa zuppa è che puoi mettere tutto dentro, tagliato sottile, anche le patate, e si cuoce velocissimamente. Ho aggiunto il latte, il sale, il pepe, Cioè, e poi guardate che l'ho questa è la zuppa. frullato con un semplice Questa è una frullatore a miniera di sali immersione. minerali, una miniera di tante cose, no? Poi io sono un'appassionata delle zuppe e quindi mi piace prepararle sia d'estate che cioè sia d'inverno che d'estate. Bellissima. Carlo, le mangiate queste zuppe o è troppo raffinata questa cucina, Sì, Carlo? direi che molto raffinata da un grande esperto come la signorina lì. Sì, è la Sì. signora, anche una figlia, quindi no. No, guarda che di scientifico, se vogliamo così Sai cos'è? La chiamarlo, c'è presentazione proprio forse, Carlo. questo, guarda, forse quel mini pinne che si è un po', diciamo, Sì. ridotto in purea, perché se no le patate lesse, gli agretti lessi, il porro, eccetera, eccetera, dai, nell'orto ci sono queste cose Che volendo, dici, eh. Carlo? Oggi ci sono tante ricette che una volta non esistevano, per esempio Ma senti, nell'inverno bene. la famiglia contadina, molto le cime di rapa, non so se rendere tutte queste cose Brutta. più semplici da realizzare, perché poi la massaia aveva da fare tutte le cose in casa, guardare i bimbi, nella famiglia non c'era, a volte erano 10-15 persone e la massaia doveva guardare anche 4-5 bambini, non so se rendere. Quindi tutte queste ricette, tutte queste esperienze no, non esistevano, però come dire, la verdura, il cavolo, le cime di rapo, tutte queste cose più semplici da realizzare, le vitalbe per fare le frittate. Quante oggi riconoscono le vitalbe secondo te quando vanno in mezzo a un giardino? Datemi la risposta. Tu che pensi? Lo Io penso riconoscono che in no. 10, 4 persone o no la vitalba? Penso, e sono anche belle, sono Sì, ma anche facciamo anche belle, due direi. persone sole, che dici? Cioè, si è perso la ricerca delle misticanze, caro Paolo, mi sbaglio? Sì, si è persa, sfortunatamente si è persa, però io no. Tu le sai Io riconoscere? sì, Sei un assolutamente. Sì, grande ho la così. mia Hai età. la tua. Non diciamo l'età. Allora io vedevo, tu le sai riconoscere le erbe, tesoro? Sì, ho avuto Tarassaco, un buon tutte le. maestro, sì. Sì, hai avuto un buon Un maestro, buon quindi le maestro. sai. Quindi ci hai messo la Allora, chicca, dai. sì, quello che dicevo prima, mi piace mangiarle sia d'estate che d'inverno e d'estate è buono metterci il gelato dentro, un gelato che riporti gli stessi ingredienti del piatto che come prepariamo. l'hai chiamato Quindi questo piatto? aspetta, che è vino un gelato, caldo. È un gelato all'olio Cioè, capisci? extravergine, Cioè. quindi questo si chiama brivido caldo l'abbinamento di questo tipo, in maniera che se è troppo calda la zuppa la stemperi con il gelato, oppure puoi assaggiare il gelato freddo e la zuppa calda e creare Io una vorrei. situazione tattile in bocca di caldo e freddo. Wow.